Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2020, pronti per il nostro gran premio dell'Olanda, Zandvoort, con la nostra carriera pilota. Allora, per quanto riguarda le qualifiche, signori, il meteo era piuttosto incerto. Infatti la gara è sull'asciutto, le prove libere sono state sull'asciutto, ma le qualifiche sono state sul bagnato, quindi tutti quanti con un setupino diverso, mentre per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, purtroppo è fallita quella che stavamo aspettando lato telaio. Non avevamo neanche i punti l'altra settimana per poterlo fare, stiamo aspettando quelli aerodinamica, che dovrebbero arrivare i pezzi appunto l'aerodinamica dovrebbero arrivare per il prossimo Gran Premio, sempre se non fallisce anche lì la ricerca. Poi alla fine di questo GP andremo a mettere anche quelli relativi 35 anni fa il grande Niki Lauda ottenne la sua 25esima ed ultima vittoria proprio qui a Zandvoort, lanciandosi dalla decima posizione e battendo il suo compagno McLaren Alain Prost per 2 decimi di secondo. Guarda, siamo che belle inquadrature qui a Zandvoort, ed ecco come si configura la griglia. Andiamo a vedere di oggi. La griglia, Max, signori. Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position, vero. E Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Infatti qui stranamente la Red Bull invece Hamilton, Perez, Alexander Albon e Stroll, stranamente Vettel, per Norris, la nostra carriera, Sainz, diciamo, ed Esteban Ocon, Gasly, Kvyat, Kevin Magnussen, lo scienziato, attenzione, Raikkonen, saliamo anche di Leclerc, una posizione, ah, perché Leclerc, Grosjean, okay, e Antonio Giovinazzi, Russell, infine Daniel Ricciardo chiude lo schieramento. Allora, Ricciardo e Leclerc sono stati retrocessi. Leclerc non è neanche la prima volta che accade. Mo non mi ricordo, perché io poi andrò a confondere la carriera My Team e questa qui, quindi non mi ricordo se era quella o quest'altra. Per quanto riguarda la strategia 9-9, direi di lasciare così, può andare bene. Potevamo partire anche con le medie, non solo perché siamo oltre la decima posizione, ma tutti quanti possono cambiare, visto che abbiamo fatto le qualifiche con le intermedie. Per quanto riguarda la benzina, ne mettiamo un pochino di più. Dobbiamo stare attenti naturalmente anche al fatto del surriscaldamento del motore. Signori, voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale. Non vi costa niente, mi raccomando, supportatela. Seguite anche sull'altro sito per le live ozze. E pronti, pronti. Vediamo qui a Zandvoort cosa riusciamo a combinare con la nostra Williams. Signori, concentrati. Attenzione, subito la prima staccata. Attenzione, qui ci incartapecoriamo con Kvyat e ci ciulla la posizione anche Kimi. Attenzione qui, mamma mia, come proviamo a reinserirci in modo aggressivo contro sterzo. Qua con cattiveria su Kimi. L'Alfa Romeo è la penultima sulla carta a livello di prestazioni, quindi Ocio. Noi siamo ultimi, vabbè, dopo il primo però giro siamo ancora nella stessa posizione, cerca di avanzare. Buono, ma parte che è grasso che cola questo. Comunque mi sa che era sempre la modalità pilota quella dove Leclerc era partito dietro di noi. Come detto, abbiate pazienza qua, a memoria, insomma. Intanto è ancora lì dietro, anzi è stato superato anche da Grosjean e dall'altra Alfa, apparentemente, da quello che riesco a vedere. Noi, signori, cerchiamo di fare del nostro meglio con quest'auto, per ora tocca soffrire. Intanto abbiamo finito la stagione, in generale la carriera, con il nostro buon Zu di Formula 2. Quindi adesso, o meglio da settimana prossima, potrebbero arrivare 2 appuntamenti della carriera pilota. Vedremo, signori, vedremo. Vi farò sapere, o meglio ve ne accorgerete. Decideremo un pochino, magari in quel caso faremo sempre martedì, giovedì e domenica. Magari martedì e domenica la carriera pilota, il giovedì la carriera del My Team, insomma, mo vediamo. Magari non sarà costante, insomma.
cerco un po' di organizzarmi e vedo cosa riesco a combinare. Intanto qui cerchiamo di combinare del nostro meglio. Come detto, non è affatto facile, ma siamo ancora qui, signori, non troppo distanti da Kiat. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di... Attenzione, perché Magnussen va al bloccaggio. Kiat si era avvicinato tanto. Anche noi andiamo al bloccaggio, ma ci sta. Dobbiamo assolutamente cercare di migliorare l'auto, signori, perché telaio aerodinamica fa veramente cagare. Quello su cui conterei di più è naturalmente il telaio, ma al momento quella ricerca lì era fallita, quindi abbiamo testato un paio di migliorie lato aerodinamica. Speriamo che arriveranno per la prossima gara, che dovrebbe essere in Spagna. Può essere. Un po' di miscela grassa che qui spariamo l'ERS in curva, così usciamo a cannone. DRS, siamo sempre qua però. Insomma, va benissimo per noi questa posizione, ma non so se riusciremo a mantenerla, perché al momento stiamo soffrendo tanto. Ci proviamo, ma dietro abbiamo Kimi e soprattutto Leclerc su Ferrari, che insomma sta riguadagnando posizioni. Al target più 1, puoi passare a giri del motore superiori. Devi stare calmo, lo utilizziamo nelle fasi un po' più. Occhio, usiamolo adesso perché ci stiamo allontanando troppo. Se no non riusciamo neanche a usare il DRS poi. Se non riusciamo a usare il DRS siamo fregati, perché non riusciamo a tenere dietro Kimi. Era soffertissima, attenzione. Per carità, noi in questo caso quando riusciamo a stare in posizioni un po' più alte rispetto a quelle magari previste, tipo adesso, già mantenere la posizione non è male. Però dai, non eravamo così distanti da Kiat, ma adesso stanno iniziando a macinare. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Ok. No, lascio la nona. Occhio, occhio. Attenzione, forse per evitare noi Kimi ha fatto un danno. La pista è libera, bandiera verde. Aia, aia. Non me ne voglia buon Kimi, ma insomma avevamo difeso in modo... Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 6,0 secondi. Attenzione qui a Leclerc, che vabbè, fin quando possiamo resistere, signori, ci proviamo. No, all'undicesimo giro era troppo, non ce l'avremmo mai fatta a mantenere. Madonna, ma io devo ancora l'ERS attivo, porco tuo. Ma che stai fuori? Undicesimo giro, dicevo, non ce l'avremmo mai fatta, quindi così come non ce la faremo mai a tenere dietro Leclerc, che va con il DRS, ma lo teniamo all'esterno. Bandiera gialla. Qui c'è ancora Kimi.
forse piantato da qualche parte. Eccolo lì. No, però non si è. Non è andato. Boh, non lo so. Va bene. Non ci facciamo troppe domande, ma cerchiamo di. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Il problema è che per tenere dietro Leclerc in realtà stiamo. Orco 2, ma che stai fuori? Stiamo perdendo ancora più tempo. Lui giustamente si sta innervosendo. Charles che prova a spingere di fiancata. Insomma, noi non è che ci possiamo far sverniciare per quanto abbiamo un'auto che faccia. Che fa un po' caghicchiare allo stato attuale. Ma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Stiamo cercando di accumulare punti ricerca e sviluppo per renderla un po' più decente, ma non è facile. Distacco dall'auto davanti, 2,6 secondi. Abbiamo 4 auto incollate qui dietro. Ferrari, Haas, Renault e Alfa Romeo. Attenzione, rientra Leclerc. Non so se magari ha danneggiato l'auto con quel contatto. Era entrato un po' a gamba tesa. Ora attenzione a Roman. Rientrare al prossimo giro. Allora, come detto, proviamo a resistere per quanto non è facile. Magari faccio qualche taglietto. Eventualmente ci vediamo al pit se non mi assaltano. Allora, siamo riusciti a tenere dietro Grosjean, ma è incollatissimo, quindi attenzione. Fuori, vai, vai. Subito in gara all'uscita dai box. Ok, Grosjean viene superato anche da Ricciardo al pit. Fiat è qui davanti, intanto arriva Leclerc lì dietro, che aveva anticipato la sosta, come detto, non sappiamo se Orco 2... per il contatto con noi che gli ha magari danneggiato l'alettone, o se semplicemente era programmato, non saprei, non saprei. Potrebbe essere però un danno all'alettone, visto che ha perso un pochino, quindi. Comunque, pensando a noi signori, vediamo se Kiat, come detto, è rientrato anche lui, è davanti a noi. Il distacco più o meno è rimasto quello lì. Devo cercare di tenere dietro anche Ricciardo adesso, che ha fatto un pit più veloce di quello di dell'as di Grosjean. Vediamo se al box. George è ai box per la sosta. Riusciamo a sopravanzare qualcuno, no? Riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Attenzione qui davanti a noi Magnussen, che prima mi sa che stava davanti a Kiat. Attenzione adesso a Daniel. Attenzione a Daniel. Incollatissimo Ricciardo, ci mette pressione. Si soffre, si soffre. Ma è giusto che sia, ma dà anche soddisfazioni cercare di tenere dietro auto nettamente più veloci della nostra. Cioè tutte in realtà sono più veloci della nostra, tranne il nostro compagno di scuderia, che insomma
è abbastanza indietro. Cioè Daniel prende la sciona. Mettiamo in mezzo così almeno gli diamo possibilità di insinuarsi all'interno. Attenzione qui che ci provano sempre. Noi facciamo la curva un po' più appoggiata, questi invece si buttano all'interno, un po' come abbiamo fatto noi in realtà nel primo giro. Cioè nel primo giro eravamo in tanti ed erano anche un po' più lenti, quindi qua poi insomma noi non è che alziamo poi il piede, lascia fare. Noi ora come ora ci aggrappiamo a tutto. Una 14esima posizione, grasso che cola, ma attenzione perché arriva Leclerc che insomma. Il distacco dalla vettura davanti è 2,5 secondi. Ecco, mo facciamo anche delle traiettorie un po' balorde per il semplice fatto che non riusciamo a coprire l'interno e fare una curva fatta bene, giustamente, perché copri l'interno, fai la curva fatta bene. Troppo incollati qui. Troppo vicini. Stiamo rischiando tantissimo e mancano ancora 5-6 giri, quindi insomma sarà difficile tenere dietro la Renault, la Ferrari, oddio pure la Haas non è così distante. Madonna come le vedo pericolose ste freccine. Guardalo dove passa! Daniel ci prova! Ma noi resistiamo, signori! Di spalla, allarghiamo il gomito! E cerchiamo di resistere il più possibile, per quanto sia difficilissimo! A gomiti larghi facciamo le curve, signori, a gomiti larghi. Vai, vai. Falla sfiammare sta Williams. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Va bene, va bene. Attenzione qua che sono molto aggressivi. Madonna, stiamo a fare un po' da tappo, ma giusto una punta. C'è il trenino dietro. Ho sempre paura di allargarmi perché questi si insinuano aggressivamente. E oltre a questo non possiamo sbagliare una virgola, perché a parte insomma allargare i gomiti non si può veramente fare il minimo errore, perché questi non te la perdonano. Teniamoci larghi, grande così, teniamoci qua stretti e via. Si resiste, un'altra curva, un altro giro. Aspettati di vedere pioggia tra 10-15 minuti. No, già l'abbiamo vista nelle qualifiche, c'è bastata avanzata. Anzi, in realtà ci ha fatto fare pure delle qualifiche discretamente buone, però. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,9 secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 13,5 secondi. Vabbè, diciamo che prendendo in considerazione il nostro compagno di squadra stiamo andando molto bene, cioè c'è da dire anche questo che noi, io qua, dobbiamo tener conto, madonna, veramente aggressivissimi, noi e loro, perché noi pure, che fanno, che gli lasci spazio, assolutamente no. Veramente lotte violentissime. Ci prova lì, addirittura Leclerc sotto. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Madonna, per buttarci davanti col muso andati lunghissimi. Leclerc, noi abbiamo rallentato Ricciardo, quindi Leclerc ne ha approfittato e adesso vabbè, tenere dietro Leclerc sarà molto più difficile.
finito anche la grassa. A Leclerc però, cazzo, mo va bene tutto, però io se mantengo la traiettoria, mo la manca di che mi sono buttato aggressivamente, se fa, se fa. Secondo me stanno un po' incazzati su che li ho rallentati così tanto che hanno detto vabbè, allotti cazzi, buttiamolo fuori. Possibile, come si dice, severo ma giusto, severo ma giusto. Eh no, Ricciardo, no, mo a Ferrari è un conto, ma carità, pure c'è la macchina nettamente sufficienza per soli due giri, più prepotente della nostra, però possiamo difenderci dalla Renault, a Ferrari un po' meno, giusto perché siamo in game. Speriamo che quest'anno sarà prepotente anche in real life. Ok, il distacco è 1,8 secondi. Cioè in real life, perché anche qui nel gioco giustamente poi sta tutto ribilanciato e diciamo che non era proprio il top. Mamma mia, i rischi. Però nonostante tutto c'è una buona, cioè regge bene, c'è una scocca resistente. Non dico che c'è un buon telaio, ma proprio resistenza ai tamponamenti, alle sportellate, non ci possiamo lamentare. Altri due giri, signori, altri due giri. Sono tutti qui incollati, Ricciardo, Grosjean e Giovinazzi. Gran premio rissoso oggi per la Williams, mentre lì davanti Valtteri Bottas fa registrare il giro più veloce che fino adesso effettivamente non si è sentito. Nessun giro veloce non si è visto. Onestamente non so se sia ancora primo Max Verstappen, ma poco ci interessa, noi lottiamo per la quindicesima posizione, che insomma è grasso che cola per la nostra auto, ma l'obiettivo, dai, quale potrebbe essere, sperando che, oddio, le migliorie, però ragazzi dobbiamo pure considerare che possono fallire molto facilmente in questo team al momento, quindi l'obiettivo mi piacerebbe riuscire a lottare, insomma, a filo anche della decima posizione. Sì, no? Ditemi anche voi, secondo voi, dove possiamo arrivare a fine di questa stagione, gli ultimi gran premi magari. Per quanto poi magari ci saranno anche circuiti non propriamente favorevoli, però per il momento, anche se arrivano le migliorie che stiamo aspettando, rimaniamo comunque ultimi. Quindi calcolate che non è che facciamo le migliorie e gli altri rimangono fermi, anzi. Potremmo anche rimanere in queste posizioni, Insomma, perché la Williams è molto indietro nello sviluppo, non è che era a filo, diciamo, delle altre. Infatti, come detto, anche se riusciamo a migliorare l'aerodinamica che stiamo aspettando, non raggiungiamo neanche l'Alfa, che al momento è la penultima, quindi insomma ci vorranno un bel po' di gran premi, ma noi ce la metteremo tutta, signori, ce la metteremo tutta. Come detto, cercheremo di buttare il cuore oltre l'ostacolo, così come abbiamo fatto oggi, oltre l'ostacolo e oltre la fiancata eventualmente. Però ci siamo portati a casa comunque un'ottima quindicesima posizione, bene così. Dai, va benissimo, signori, va benissimo. Non ci possiamo lamentare. Ricciardo, pilota del giorno. Un po' di... è stato un po' malmenato dalle nostre fiancate. Ah, quindi poi Bottas, immagino, si è andato a vincere. Ma ci sono riusciti. La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Secondo, Max, secondo. Ok, ok. Allora, io più che altro sono... guarda lì che cosa leopardata. Quella livrea però potrebbe essere intrigante, anche se la nostra attuale spacca. Questo finale ha modificato la classifica piloti. Con la prestazione di oggi, Valtteri Bottas si assicura il primo posto. Luca Filippi, dopo ultimo, questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi che la Finlandia l'ha fatta da padrone. In questo caso mi riferisco a Bottas. Grande velocità. L'Assa ha fatto un punto, quindi adesso solo Alfa Romeo e Williams a zero. Classifica del campionato costruttori. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. È stato Ferrari un weekend fantastico, anzi, per gli appassionati di Formula 1, e non sarà l'ultimo.
Certo, cioè Leclerc che ha diversi problemi nella prestazione stupefacente. Parte un po' dalle retrovie. Sarà una gran soddisfazione. Sì, tutto a posto, tutto a posto, dai. Ogni aspettativa. C'è qualcuno o qualcosa capace di fermarti? Guarda, è il pacchetto aerodinamico che spacca, te lo dico. Pensa tu. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? E no. Si offende se la skippo? Beh, grazie lo stesso. Un pochino, un pochino. Ma le collisioni fanno parte della lotta, diciamo. Si lotta, si sportella e si cerca di resistere. Insomma, con sta macchina non è che possiamo fare di più che allargare i gomiti, come detto. Allora, risorse settimanali, va bene, va bene. Andiamo nelle nostre, nella nostra ricerca e sviluppo e adesso possiamo fare questo qui, che arriverà comunque dopo il Gran Premio di Spagna, perché siete dei barboni. E non credo di riuscire a fare anche questo. Distribuzione del peso, posizionamento batterie. Beh, sarebbe comunque una buona cosa. Arriverà comunque in teoria prima della Spagna, ma se non fallisce adesso la ricerca e sviluppo che stiamo aspettando, vediamo. Perfetto, fallita. So che aspettavamo qualche novità per questo weekend, ma alcuni componenti non hanno superato i controlli. Ho capito, ma c'avete una fabbrica de merda. Sulla workstation cosa lo dico. Quindi signori, noi a livello generale per prestazioni, non calcolate la parte verde, calcolate che comunque anche se arrivasse la parte verde siamo, come detto, anche dietro ancora all'Alfa Romeo, ma togliendo quel pezzettino siamo abbastanza indietro, ma non fa niente signori, perché noi come sempre buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, voi supportate questo cuore oltre l'ostacolo con like e condivisioni, perché noi cercheremo di riportare la Williams in alto, non credo ce la faremo mai, ci vorranno 18.000 anni con ogni probabilità, ma insomma cerchiamo di spingerla un pochino, farla risalire per quel che è possibile. Voi come detto lasciate like e condividete, seguitemi su tutti i social, anche sull'altro sito per le live, sul secondo canale dove trovate altri giochi e altre serie. Ci vediamo alla prossima ragazzi, un saluto a tutti da quel tale Ale.